Chiudiamo in bellezza questa dodicesima edizione della Festa del Cinema di Roma del 2017 con il film che ha vinto il premio del pubblico. Il film in questione è, per la regia di Janez Matz, Borg McEnroe. Borg McEnroe, che non è un nome come pensavo io da ignorante, ma sono due nomi. Sono i nomi di Bjorn Borg e di John McEnroe, sono stati due tra i più forti tennisti di sempre, che si sfidarono nella storica finale di tennis di Wimbledon del 1980. Il film appunto parla di questa finale, parla di come arrivano entrambi a questa finale. Da una parte il gelido Borg, interpretato meravigliosamente da Sverrir Gudnason, io ovviamente avrò detto tutt'altro nome, gelido, freddo, svedese, con questi occhi celesti, macchinosi, una macchina lo chiamavano, che ti mitragliava quando tirava i suoi servizi, le sue palle, mo, come si dice, avete capito. Dall'altra parte uno Shia LaBeouf, che interpreta McEnroe, statunitense, più piccolo di lui di qualche anno, spavaldo, sempre risponde all'arbitro, sputa per terra, proprio l'opposto di Borg, che invece era amatissimo da tutto il pubblico mondiale. McEnroe, screziato da tutti quanti, insultato da tutti, ogni volta che entrava gli fischiavano, troverà finalmente la sua strada grazie al suo idolo, che era appunto Borg. Infatti lo vediamo che lo imita, no? Che ha i suoi poster in camera, e non racconta il film principalmente la rivalità tra questi due campioni, come poteva essere in Rush, che ricorda molto questo film, anche se sono molto diversi appunto. Il film è girato benissimo, le scene della partita è clamorosa, cioè il regista ha fatto un lavoro immenso e ha sperimentato con inquadrature nuove, ti inserisce nella partita in un modo incredibile, tutta la sala stava col pathos nonostante magari molti sapessero come era andata a finire la partita, e ti travolge, ti porta dentro e vivi l'ansia di ogni personaggio, la paura di perdere il quinto campionato mondiale di fila di Borg da una parte, la voglia di vincere e strappare il titolo di McEnroe, e niente, quindi è un film bellissimo, girato molto bene, e c'ho il fiatone, cioè, per il raccontare della partita, hai visto? Quindi vuol dire che è fatto bene proprio. Niente, quindi è un film fatto benissimo, che si merita il premio che ha vinto, forse ovviamente io avrei premiato molti altri film rispetto a questo, che insomma è comunque un film classico, come se ne sono già visti molte altre volte, e niente, e questa edizione finisce qui. Spero che l'anno prossimo ci siano film altrettanto belli, e cercherò di recuperare quelli che non ho potuto vedere qua, ovviamente. Poi tocca vedere se arrivano in Italia, e quindi niente. Borg McEnroe, recapitolando, da vedere? Sì, assolutamente, se siete amanti del tennis per forza, è impossibile non emozionarsi con questo film, interpretato benissimo, beh, a me Shia LaBeouf potrebbe, non so, interpretare pure un calzino, c'ha un carisma immenso, quindi promosso a pieni voti, addio!